è tenuta al Comune di Angri la conferenza di presentazione dell'evento Festeggiamo la musica al castello, la 3 giorni di musica, esibizioni, workshop e mostre organizzate in città per il 20, 21 e 22 giugno 2013, in occasione della Festa Europea della Musica e dei festeggiamenti del Santo Patrono di Angri, San Giovanni Battista. Presente alla conferenza il consigliere comunale Marco De Simone, promotore della manifestazione, il maestro di musica Alfonso Fiorelli, direttore artistico, il maestro di musica Raffaele Desiderio, rappresentante del Conservatorio di Salerno, e la dottoressa Marianna Di Florio, responsabile della segreteria della RCC, Associazione Regionale Cori Campani. Marco De Simone, giovane consigliere comunale, in rappresentanza di questa amministrazione in quella quale si sta avvalendo di tanti giovani e non peraltro il direttore di questa manifestazione, di questo percorso, perché l'abbiamo chiamato percorso musicale, non manifestazione, è un giovane. Sì, diciamo che l'intuizione che ha avuto il sindaco Mauri precedentemente di farsi accompagnare in questo percorso amministrativo da una squadra di giovani è proprio sta dando i suoi frutti, perché ognuno di noi in rappresentanza del proprio tessuto culturale, delle proprie amicizie, delle proprie conoscenze riesce ad essere da tramite rispetto a tante iniziative. Alfio mi ha proposto questa iniziativa diversi mesi fa, quando ne ho parlato al sindaco immediatamente è stato entusiasta dell'idea, perché ha intuito quello che poteva rappresentare per Angri una 2-3 giorni di festeggiamenti della musica al castello. Castello Doria che finalmente sta avendo la sua importanza da un punto di vista artistico e culturale, perché è sede ospitante di innumerevoli manifestazioni. Di questa poi siamo particolarmente orgogliosi, perché prevede, oltre che una tappa importante della Festa della Musica Europea ad Angri, anche perché ha visto il coinvolgimento di bambini, ragazzi che si avvicinano al mondo della musica, che avendo possibilità che in passato non riuscivano ad avere. Tante sono ancora le iniziative che con le varie professionalità, perché Angri ne ha tante nel campo della musica, stiamo cercando di porre in essere per poter sensibilizzare sempre di più, fin dalla più tenera età e quindi attraverso anche le scuole, la cultura e l'amore per la musica. Io parlando con Alfio ho visto un diverso percorso per quanto riguarda la questione musicale. Nei decenni scorsi la musica è stata intesa sempre con nulla togliere, lo dicevo già al direttore, nulla togliere ai grandi della musica classica, ma era una cosa riservata di nicchia o a pochi, mentre invece quest'anno l'idea del direttore è stata quella là, e poi giustamente sposata dall'amministrazione, è stata quella là di girare a 360 gradi questo tipo di ragionamento della musica, di discorso della musica in effetti. Sì, perché non si può pensare di fare esclusivamente dei nicchi, sono anche piacevoli diciamo manifestazioni che siano indirizzate ad un pubblico specifico e di nicchia, come si usa in gergo, però la bellezza dell'arte della musica è che a seconda del linguaggio che si utilizza può essere sposata da tutti, anche da chi magari non comprende appieno come un cultore la musica, ma ne viene affascinato comunque, ed è proprio questo l'obiettivo, cercare di dare un senso a quel sentimento di gioia e di benessere che si prova ascoltando della buona musica. Quindi alla Regione Campania, agli amici della Regione Campania gli diciamo, gli diamo un appuntamento per una musica, a questo punto io direi diversa, poi dici forse la terminologia migliore la utilizzi tu, per i giorni qui ad Angri 20, 21 e 22 giugno, vi aspettiamo in tanti. Ci troviamo con un giovane, anzi giovanissimo, Alfio Fiorelli, che è l'organizzatore di tutta la manifestazione per quanto riguarda questa manifestazione musicale angrese. Come si svolgerà questo percorso musicale, se ho capito bene? Allora sì, è un percorso musicale sì, perché si articola in 3 giorni in realtà, e l'evento è il Festeggiamo la Musica al Castello, la manifestazione l'abbiamo chiamata. Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di fare questo evento, ringrazio il sindaco, ringrazio Marco De Simone, il consigliere che ci ha supportato, lo staff del sindaco, tutte le persone che
che ci hanno aiutato in questa realizzazione, perché logicamente da solo è una cosa impossibile. E questa manifestazione la sintetizzo in breve. Allora, aprirà il 20 giugno con l'apertura, ci sarà una piccola apertura della fiera musicale nel castello alle 20, più poi si passerà a un concerto dell'orchestra del Conservatorio di Salerno, di cui abbiamo anche il patrocinio in questa manifestazione, di cui siamo onorati di questa cosa. E quindi nel castello nei 3 giorni sarà possibile visitare una piccola fiera di strumenti musicali, più prodotti relativamente alla musica, quindi editoria, oppure prodotti, diciamo, anche, c'è anche una mostra fotografica su San Giovanni, visto che ricadiamo anche nei festeggiamenti di San Giovanni, e perché c'è comunque un collegamento fortissimo tra San Giovanni e la musica, che noi lo paleseremo il giorno 21 in un canto, in un concerto, faremo capire che la musica, potremmo dire, nasce da San Giovanni. Poi come si articolerà? Abbiamo le mattinate musicali, che noi abbiamo chiamato il 21 e il 22 mattina, abbiamo praticamente dato la possibilità alle persone, a chiunque, di esibirsi per un quarto d'ora, più di partecipare a workshop formativi, come per esempio come si costruisce uno strumento musicale, come si costruisce una tamburra, come si costruisce una chitarra, e più la possibilità di, abbiamo ricreato nel castello una piccolissima sala di registrazione dove far vedere come nasce una canzone, perché di solito si vede sempre il cantante, il prodotto finito, però non si sa in sala di registrazione che cosa accade, quindi abbiamo ricreato un piccolo ambiente dove è possibile rivedere questa cosa in maniera anche ludica per i ragazzi. Poi il 21 sera ci saranno concerti del Corali, perché siamo appoggiati e supportati dall'Associazione Regionale Cori Campani in questo, e quindi verranno alcuni cori della Regione Campania che si esibiranno, più ci sarà un piccolo omaggio a Verdi, perché ricadiamo nel bicentenario della nascita di Verdi, mentre il 22 sera ci sarà un piccolo saggio di una scuola di musica del territorio, più l'estrazione della lotteria che abbiamo indetto per cercare di supportarci finanziariamente in questa manifestazione, che comunque ha dei costi. E poi il 21 sera ci sarà anche, dimenticavo di dire, che ci sarà anche una piccola premiazione per quanto riguarda gli elaborati che abbiamo commissionato alle scuole di Angri relativamente al tema San Giovanni e la musica, perché come dicevo prima ci sarà un nesso fortissimo che poi spiegheremo tra San Giovanni e la musica. Quindi in effetti non più la solita, a nulla togliere ai grandi, dei classici della musica, per l'amor del cielo, però non a tutti piacevole questa cosa, ma giustamente si è visto la musica in tanti aspetti e tante forme diverse. Assolutamente sì, la nostra idea è quella di portare la musica a 360 gradi, pure perché è festa della musica, il 21 giugno si festeggia in tutta Europa, in tutto il mondo, la festa della musica, quindi volevamo vedere la musica a 360 gradi, e quindi non potevamo relegare tutto in una categoria, sarebbe stato, diciamo, deleterio e restrittivo per l'evento stesso. Per i tanti genitori, che non solo di Angri, perché a questo punto, visto che vi è una manifestazione diversa dalle altre, non solo di Angri, per i tanti genitori che vogliono vedere tutti gli aspetti della musica, l'appuntamento è qui ad Angri per il 20, 21 e 22 giugno al Castello Doria, dalla sera alla mattina, possiamo dire, quindi facciamo giornate musicali intense, speriamo possa piacere. Ci troviamo con il maestro Raffaele Desiderio, quest'oggi qui ad Angri in rappresentanza del Conservatorio di Musica di Salerno, rappresento il direttore in quanto oggi impegnato in situazioni in conservatorio, quindi mi ha delegato in quanto io membro del consiglio accademico del conservatorio, e quindi diciamo che presentiamo questo evento il giorno 20 giugno con l'orchestra degli alunni del conservatorio, il nostro fiore all'occhiello straordinario, con un gruppo di ragazzi che lavorano da diversi anni portando, diciamo, cultura in ogni parte della provincia di Salerno, quindi siamo lieti di essere, diciamo, strumento di divulgazione culturale e cercare, insomma, di stimolare sia i ragazzi che praticamente, insomma, fanno musica, e sia i ragazzi o le persone, insomma, che ascoltano, con un incentivo e con l'auspicio che possano, diciamo, intraprendere anche questo cammino e questo percorso musicale. Io il maestro Desiderio lo conosco ormai da una vita e so che da una vita utilizza la musica in tutte le sue forme, gli piace la musica, è appassionato di musica, non l'ha fatto soltanto per mestiere.
Ma io penso che la musica non si possa fare solo per mestiere, la musica, diciamo, è una passione che nasce dal proprio io e poi si coltiva con lo studio ovviamente, ma insomma deve essere innanzitutto una passione e abnegazione allo studio per riuscire. Sì, hai detto bene, a me piace la musica, l'ho sempre fatta, cercando di farla nel miglior modo possibile, insomma, quindi con cori, con orchestre, con lo strumento mio che è il pianoforte. La musica è, per chi è musicista, è tutto, diciamo, e quindi si riversa in questa disciplina a capofitto. Raffaele, io pubblicamente ti voglio dire, ti voglio augurare tanta e tanta, no, perché so che tu comunque sul territorio sei attivo all'interno di tante associazioni. No, cerchiamo di essere attivi. All'interno di tante associazioni, a portare sempre più in alto la musica, e quindi un nostro compaesano che poi abbia questo onore e onere è positivo, mi sbaglio? Certo, penso, è sempre una cosa positiva quando si lavora per i propri principi e per i propri intenti artistici, insomma, è sempre piacevole, quindi diciamo che l'onere poi diventa onore, e il piacere fa crollare quello che è la fatica, diciamo, di preparazione. Ci troviamo con la signora Di Florio Marianna, che è la segretaria dell'Associazione Regionale dei Cori Campani, che quest'anno ha coordinato insieme con il coro del posto di Angri, Santa Maria di Costantinopoli, una delle location dove avverrà la festa della musica europea. È uno degli eventi a livello internazionale più importanti. L'associazione regionale ha dato il suo patrocinio e il suo appoggio per coordinare le corali e non solo. Noi ci interessiamo di cori da tantissimi anni e festeggiamo alla musica al castello, come diceva il nostro direttore artistico Alfio Fiorelli, con la sua segretaria Angela Sorrentino, hanno cercato di coordinare tutta questa bella manifestazione che partirà dal 20 giugno fino al 22. Si alterneranno non solo cori ma anche tutto ciò che appartiene alla musica. Sarà allestito all'interno del castello Doria un piccolo, come dire, una piccola fiera musicale dove alcune persone potranno portare, a parte gli strumenti, anche del materiale musicale a disposizione di chi visiterà questa manifestazione. Noi abbiamo parlato di Angri, fortunatamente Atena 3 non va solo sul territorio angrese, visto che l'associazione è regionale, a questo punto le prossime manifestazioni ha in itere per quanto riguarda l'area napoletana o l'area salernitana. È partito dal giorno il sabato 15 da Ercolano questa manifestazione, e dove ci sono due nostri corali che hanno anche loro coordinato questa situazione. Poi fa tappa qui ad Angri, a Nocera, poi ci riportiamo nel Salernitano verso la parte cilentana, dove Rutino ci sarà una manifestazione, a Sant'Arsenio, Vallo di Diano, insomma a Braccerà, tutto questo dove all'interno di queste location ci sono nostre corali associate che danno la possibilità a questo evento di poter essere, insomma, in maniera attiva sul territorio, organizzando, insomma, sia con concerti ma anche con manifestazioni culturali.